Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi altro breve video nel quale voglio mostrarvi tra i prodotti che hanno accompagnato le mie vacanze quelli che secondo me sono top e flop. Oggi vi mostrerò tre prodotti per gli occhi, all'interno dei quali due sono dei top mentre il terzo è un flop. Partiamo proprio dal flop, che è questo: il Super Liner Black Buster della L'Oréal Paris. Lo avevo acquistato a fine giugno da Marion Nude, l'ho pagato 13,50 euro, per cui è un prodotto relativamente caro, con il quale nell'insieme mi sono trovata male, per il motivo che non scrive bene, ecco, così l'ho detto. Se io swatcho il prodotto sulla mano, scusate ma avevo già fatto altre prove prima, vedete che la linea che lascia è abbastanza pigmentata. Il problema è che quando lo applicate sugli occhi, nella parte che va da metà palpebra fino alla codina scrive abbastanza bene, tra l'altro è anche comodo perché si fa presto, mentre in questa parte qua non scrive, lascia, come potete vedere in questa linea che avevo fatto prima, la parte centrale non pigmentata, e questo è un problema perché comunque è una zona in cui la definizione deve essere massima. E quindi insomma io devo dire mi sono trovata male, e oltretutto altra pecca piuttosto grave, dura pochissimo, per cui già nel giro di un'ora, soprattutto in questa zona qua interna, si consuma proprio l'inchiostro e non scrive più, per cui vi trovate senza linea ed è un effetto bruttissimo. Questo quindi è un prodotto che mi ha deluso. Sono curiosa di sapere da voi come vi siete trovate, se lo avete acquistato. Teniamo conto che è un tipo di eyeliner di quelli a pennarello, per cui non c'è un serbatoio che ricarica la punta, ma all'interno del corpo c'è una cartuccia che probabilmente rilascia l'inchiostro fino all'esaurimento e si vede che c'è qualcosa che non va. Adesso passiamo ai prodotti top, che vi anticipo subito non sono novità di mercato come questa che vi ho appena mostrato, ma sono due prodotti che sicuramente conoscerete già tutte e con i quali mi sto trovando benissimo. Partiamo da quello in ordine di tempo più vecchio, che ho acquistato prima, che è l'I Love Extreme Volume Mascara della Essence. Come sapete tutte, di questo mascara ne esistono due versioni. Una è questa volumizzante, caratterizzata dalla confezione nera delle scritte rosa e con lo scovolino ciccioso, per intendersi, che è volumizzante. Esiste poi la versione rosa con le scritte nere, che è quella, mi sembra, incurvante, correggetemi se sbaglio, per cui c'è uno scovolino molto più stretto. Di questo io sono super soddisfatta. L'ho acquistato da OVS a fine luglio, l'ho pagato solo 3,29 euro e mi sta durando appunto ancora adesso. Tra l'altro si applica molto facilmente, dopo l'applicazione non cola e non sbava, dura benissimo tutto il giorno pur non essendo waterproof, si strucca, che è una meraviglia, quindi è un prodotto top assoluto. E vi garantisco che con altri mascara molto più costosi di marca rispetto a questo non mi sono trovata bene così, per cui insomma la Essence è la prova vivente che non sempre a prezzi bassi corrisponda a qualità scarsa. Anche in questo caso fatemi sapere le vostre opinioni a riguardo, se siete d'accordo con me oppure no. Infine, ultimo prodotto top è Trucol di Pupa, il Kajal numero 01 della Pupa, il Kajal nero. Io della matita nera faccio solo questo utilizzo, per cui solamente all'interno dell'occhio, come Kajal. Ho sempre utilizzato la Multiplay, alla fine sempre solo come Kajal, per cui ho deciso di provare il Trucol, che appunto ha solo questa funzione. È un Kajal che mi sta soddisfando bene, è molto pigmentato, ne basta una singola passata per delineare la rima interna dell'occhio, sia sopra che sotto. Mi trovo bene, durante il giorno non cola, per cui da questo punto di vista non crea problemi. L'unica pecca secondo me potrebbe durare un pochino di più, però teniamo conto che non è waterproof e che l'interno dell'occhio è comunque una zona continuamente idratata, quindi umida, e quindi insomma il suo lavoro diciamo che lo svolge bene. Questo prodotto costa di listino 10 euro e qualche centesimo da limoni, e io l'ho pagato scontato al 20%, appunto sempre in questa profumeria, in quanto in quel periodo lì, circa a metà agosto, c'era un'offerta per cui se insieme a un prodotto di make up ne acquistavi uno non di make up, ricevevi uno sconto sul totale del 20%. E per cui ho pagato questi due prodotti che costavano appunto rispettivamente 10 euro e 10 centesimi e 2,50 euro, 10 euro tutte e due. Già che ci siamo vi parlo brevemente di questo doccia shampoo Breeze che ho acquistato appunto per usufruire dello sconto.
che è un flop in pratica, perché l'ho acquistato nella profumazione Sporting, che è la stessa che utilizzo nel deodorante Breeze, che sapete a me piace molto. Però pur avendo la stessa profumazione nella confezione, in realtà dopo la doccia svanisce subito, per cui non persiste assolutamente la profumazione ed è un prodotto che non ricomprerò a meno di non trovarmi di nuovo in una situazione del genere. C'è da dire che è piuttosto comodo magari portarselo in viaggio, ma niente di che. Per cui ragazze, questo è tutto. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo presto al prossimo video. Un bacione, ciao!